Buongiorno a tutti, venerdì 12 aprile, sono le 14:50, io sono Stefano Bargiacchi, Prof. Ste, vi do il benvenuto a questa seconda manche finale della Trading League, presentata in realtà da Giuseppe Di Vittorio. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a te Stefano, una giornata come al solito entusiasmante sui mercati finanziari. Poco fa la nostra redazione ha un vero e proprio sobbalzo avuto quando sono uscite le trimestrali americane. Immagino che tutti voi avete seguito Wells Fargo, JP Morgan, trimestrali molto importanti, sono titoli che girano praticamente all'8% di rendimento e negli Stati Uniti. Difficile trovare alternative, quindi a questi livelli di indice è difficile trovare alternative nelle altre attività finanziarie, soprattutto da quando la Banca Centrale Americana ha detto che vuole drenare liquidità e quindi vuole stoppare il drenaggio di liquidità e quindi i rendimenti sono schizzati verso il basso, sono scesi in maniera decisa. Quindi sicuramente l'azionario continua a essere un elemento interessante, tutte le piazze finanziarie stanno viaggiando in territorio estremamente positivo, in particolare la nostra più 0,89, che quando nelle occasioni di risk on si fa sempre apprezzare, bene anche la Germania, il CAC, l'IBEX è 0,41. Quindi al momento gli shortisti sono rimasti un po' spiazzati. Magari se facciamo un breve riepilogo anche di questa fase finale a Trading League, come siamo arrivati, Stefano? Ho visto che c'è stato un trader, c'era anche un sistema automatico che ha retto buona parte della competizione, poi però sì, adesso si riparte praticamente da zero. Sì, A te, si Stefano. riazzera, vedi che abbiamo i risultati azzerati che le persone da casa possono seguire sul sito tradingleague.com, quindi in tempo reale avete tutti i trade, le posizioni sono tutte a zero, vedete qua in alto che mancano 6 minuti all'inizio. Saranno 60 minuti secchi di prova intraday tra le 15 e le 16 in gara e li salutiamo in ordine perché sono anche collegati con noi, come li vediamo qui sul tabellone. Gianluca Beccaria, buongiorno Gianluca. Buongiorno Stefano e un saluto a tutti. Buongiorno Davide Biocchi, anche patron della Trading League. Buongiorno Davide, benvenuto. Grazie, un saluto a tutti. Anna Bontoi, una presenza femminile che ha dato valore aggiunto alla Trading League, non è la prima che partecipa, ma sicuramente è stato interessantissimo seguirla. Buongiorno Anna. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio e buon trading. E Eugenio Sartorelli, che non ha bisogno di presentazioni, anche lui con noi. Buongiorno Eugenio. Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti e agli altri concorrenti. E poi dalla Repubblica Ceca, Uncle Trader, rappresentato dalla persona di David Velvety, che anche lui è con noi con il trading a livello automatico, ma anche lui collegato con noi live. Good morning, David. Welcome to the Trading League Second Manche Competition. Ciao Ste, hello everybody, very happy to be here, thanks. Ok, Ottimo. lui è contentissimo di essere con noi. Giuseppe, ci siamo, mancano Allora, 4 sì, io minuti. utilizzerei questi 4-5 minuti prima di partire per fare un breve riepilogo con tutti i trader, sentendoli magari a giro e capendo che come si vogliono muovere, quali strumenti hanno in watchlist su cui puntare. Gianluca. Allora, beh, innanzitutto ti saluto. Volevo dirti, in questi giorni è stata una giornata dove il petrolio ha dato sicuramente grosse soddisfazioni dal punto di vista del trading, perché comunque si è mosso parecchio, non c'è stata moltissima volatilità per il resto. Oggi invece è una giornata che festeggia moltissimo sia dal punto di vista dell'equity e sia anche il Bund stesso con uno short veramente molto importante ha dato spettacolo oggi. Sicuramente i dati di questa mattina arrivati dalla Cina hanno tolto un po' di dubbio che quel paese stia rallentando. Tocca vedere adesso con l'apertura dei mercati americani se questi segnali che ci sono da questa mattina intorno alle 10 verranno confermati, se ci sarà l'onda lunga o se il grosso sfogo l'ha già fatto. Sono curioso di vedere questo alle 15:30 quando aprirà tutto. Perfetto. Perfetto. Allora io andrei subito da Davide Biocchi. Davide. Ciao, grazie, un saluto a tutti. Beh, una giornata un po' particolare, insomma, il mercato per ora non è brillantissimo, ma abbiamo scelto apposta l'ora a cavallo dell'apertura di Wall Street in modo che, insomma, qualcosa capiti, diciamo così. In questo momento sto guardando l'Eurostock per capire dove siamo posizionati. Opererò, vediamo, su questo, sull'oro, insomma, mi guarderò un po' intorno, ecco, vediamo cosa ci sarà.
Perfetto, allora io andrei a questo punto, Stefano, se mi aiuti con il trader della Repubblica Ceca. Assolutamente. David, good morning. We just want to know on which securities you're going to trade and if you will keep trading the automated trading. Yes, well, I'm going to use dollar against the Japanese on LMAX stock exchange today. I'm going to use the indicator called iMustang, and it's not going to be automated fully, so I'm going to be trading manually, but I will use the indicator itself. Ah, ok, thank you. Allora userà questo sistema automatico che si chiama iMustang, che è un sistema che stanno utilizzando con un discreto successo da qualche mese proprio in Repubblica Ceca, lavorerà su LMAX, quindi sulle valute, e in particolare sul Japanese Yen. Il sistema è automatico, ma per oggi e per questa gara eseguirà i trade in maniera manuale, ma sempre basandosi sui segnali di iMustang. Thank you, David. Perfetto, andrei su Eugenio Sartorelli. Sì, purtroppo se fosse stato stamattina il... Se fosse stato stamattina, lo dichiaro, vincevo a mani basse, scherzando, ma io avevo degli short visibilissimi sul T-note, soprattutto sul Bund, che ha dato molto a ribasso, e quindi direi che adesso quelli lì sono finiti come bassi, è difficile. Il mercato azionario è già tirato a rialzo, quindi è difficile ancora vedere qualcosa a rialzo, però si potrebbe vedere. Sono in chiara difficoltà, ve lo dico, non ho chiare idee poi perché non vedo delle cose chiave. L'unico che potrei, giusto anche per differenziarmi con gli altri, come avete visto anche l'anno scorso, anche quest'anno, io ho operato sul CFD, sul Bitcoin, potrei tentare un ulteriore long su Bitcoin. Adesso me lo sto studiando, ma potrei fare un long su Bitcoin per questo campionato, per quest'ora. Allora, Stefano, su Biason invece, vediamo, manca ancora solo un minuto, su Biason vediamo un NC, che cosa vuol dire? Allora, qui ci può aiutare Davide con il regolamento della Trading League. Mi sembra, correggimi se sbaglio Davide, che al momento delle 17.59.59 di ieri sera, quindi alle 18, quindi alla fine dei 4 giorni, si dovesse arrivare con tutte le posizioni flat, cioè chiuse. E questo mi pare non sia avvenuto per Alessio Biason, è corretto? Sì, ieri c'è stato un momento particolare sul mercato, perché sappiamo che c'è stato un problema a livello internazionale con alcuni gestori di internet. Lui si è trovato dentro una situazione un po' difficile, a un certo punto ha deciso di tenere le posizioni aperte perché ha salvaguardato, diciamo, il trading, giustamente direi, in maniera assolutamente lecita, e a quel punto, diciamo così, che però dal punto di vista della competizione ovviamente è risultato non classificabile, e quindi insomma lo abbiamo così stimolato a tornare a trovarci. Lo farà sicuramente nell'edizione di giugno o di settembre, però per oggi non può essere con noi perché non era possibile per diretta certificare una performance su una posizione non chiusa. Perfetto, io direi che siamo anche partiti con la competizione. Hanno parlato tutti i trader, nessuno è stato escluso, tutti i trader hanno parlato, quindi possiamo... Anna? Sì, Anna credo si sia assentata un momento perché vedo il microfono in mute. Anna, buongiorno. Anna, io scherzavo prima quando ho detto che tutti i trader avevano parlato. Vai! Tutti i trader maschi. Grazie. Tutti i trader maschi, le donne poi devono competere. Io sono felice e ringrazio per l'invito. Sono stati giorni un po' così perché è mancata la volatilità. Questo sul mercato valutario, diciamo, a mio parere per quest'anno è stato quasi un bottom di volatilità, mi ha messo un po' in difficoltà, ho dovuto chiudere dei trades ieri che oggi sarebbero stati straordinari. Io e Sartorelli purtroppo è andata così. Niente, ci focalizziamo un attimo su quello che è, l'andamento in questo momento. Io mi focalizzo sulle valute commodities, sull'andamento delle valute provenienti, diciamo, collegate con l'andamento della Cina. Prenderò già un trade subito e auguro buona gara a tutti. Non è il mio forte l'intraday, però ci proviamo, facciamo del nostro meglio.
Ottimo, allora andiamo a vedere come si sta presentando il mercato, perché l'S&P 500 ovviamente ancora deve aprire, è in una posizione di lateralità, sembra che l'Italia sta un po' partendo, sta cercando di partire al rialzo. Il petrolio, anche questo, attività molto interessante, potrebbe andare a rompere i massimi degli ultimi giorni, intorno a 64 e 65. Il rame sta recuperando, è sotto 3, ma non è un'attività finanziaria molto lavorata dai trader, e se l'euro si rafforza, il dollaro si rafforza, se il dollaro si rafforza, l'oro generalmente si indebolisce. Questo è l'euro dollaro, sta facendo una bellissima giornata, ovviamente è un tentativo di rafforzamento di quello che dell'euro, anche e soprattutto dai risultati che sono venuti, come dicevamo, dalla Cina. Sul fronte sempre delle valute, diciamo, diventa complicato, a meno che c'era un breakout dei massimi sterlina nei confronti del dollaro, e i decennali, quello americano, è ripartito al rialzo in maniera significativa. Volevo vedere, è stato citato anche il Bund è a 0,04, anche in questo caso un bellissimo recupero del rendimento, quindi sicuramente situazione interessante sul petrolio, e poi alcune attività che hanno già dato molto ma potrebbero dare ancora. Si tratta di capire se c'è un ritracciamento del trend di Bund, di FTSE, di indici azionari e poi di decennali, quindi di tassi di interesse. Volevo proporvi appunto il daily del nostro FTSE MIB, eccolo qui, e adesso questo è ovviamente l'indice, anche in questo caso guardate il movimento verso l'alto, il recupero che viene fatto delle quotazioni. Allora, subito, non so se ci sono già posizioni aperte sul mercato, eccolo qui, allora vedo un flat di Davide Biocchi, flat di Stefano Bargiacchi, e invece subito in posizione Anna Resti Bontoi con la sua operazione euro contro Nuova Zelanda, un cambio esotico. Ci spieghi perché, Anna? Certamente, sì, ecco, eccomi. La mia idea sull'euro, mi sentite, vero? Sì. Ok, la mia idea sull'euro NZD è questa. Abbiamo visto dei dati molto belli dalla Cina, abbiamo visto una forza del dollaro australiano questi giorni che era attesa, che è stata, diciamo, in linea con le aspettative sia rilevate dal Cotrepo che dai grafici, era tutto così bello, fuori che il mio Audien Longyear che non è partito, ma va bene così. Per quanto all'euro NZD, pensavo a quest'ipotesi, che siccome l'euro di per sé a sé stante non ha motivi di rafforzamento, non trovo che abbia motivi di rafforzamento importanti, e invece oggi ho notato che era seconda valuta in classifica come forza, subito dopo il dollaro australiano. Allora, siccome io pensavo che potesse oggi in giornata esserci un'inversione delle forze, cioè che il dollaro neozelandese potesse seguire la forza dell'australiano e dunque in quest'ipotesi sostituire la forza dell'euro per la giornata, che è posizionata seconda. Per cui l'euro NZD oltre più mi si trova in un'area di resistenza carina, che era l'area 1,68 all'incirca, ma la gara era già iniziata, e diciamo che a questo punto mi conviene assumere, provare un trade in questa direzione, sperando che il momentum sia allineato con quello che è, insomma, graficamente parlando, vedo che sta sentendo quest'area 1,68 e mi aspetto che possa per la giornata invertire la sua forza con quella del dollaro neozelandese. Va bene, ecco, un'obiezione da farti però. Visto che l'euro era la moneta, più i dati che sono usciti dalla Cina erano buoni e l'Europa era quella che aveva più sofferto della debolezza del continente cinese rispetto all'America, e non era meglio andare long di Nuova Zelanda, long contro dollaro, e quindi shortare USD NZD invece che euro NZD? Era senz'altro meglio, in effetti era anche la mia idea, e aggiungo che ieri in gara era long NZD USD, ma che purtroppo ha fatto un ritracciamento e purtroppo la gara finiva per quanto il multi day. Per la giornata non era meglio da un solo punto di vista,
perché dal punto di vista della volatilità a quest'ora abbiamo un NZD USD che fa più 0,59, che è un po' sugli estremi di volatilità conosciuta dell'NZD USD, diciamo si entra già in un eccesso, quindi è anche probabile che prosegua, ma soltanto 20% dei dati storici mi dice che in una situazione simile a NZD USD possa proseguire una corsa a rialzo nell'intraday, nel mentre euro NZD, che in effetti ti do ragione, è un'obiezione più che giusta ed era quel trade che avrei mirato, ma in un'ottica dell'orario in cui ci troviamo e della volatilità storica di queste due coppie, euro NZD, diciamo, avrebbe statisticamente più probabilità di riuscita, perché se la mia idea fosse giusta, ci trovavamo nel momento in cui ho aperto su un quasi 007, 008, quindi sotto 010, il che mi metterebbe dalla parte della probabilità con diciamo un più alto con un più alta probabilità di successo che il mio trade vada in profit. Ora la gara dura solo un'ora, ma che vada in profit per la giornata. Perfetto. Stefano, ricordiamo dove ci possono vedere, dove possono seguire la manifestazione. Sì, assolutamente. Il canale YouTube è quello di Davide Biocchi, potete seguire la diretta semplicemente entrando sul canale, ma ci sono delle riprese anche dalle fonti TV, è corretto? Sì, corretto, ci dovrebbero esserci dei collegamenti per riprendere la manifestazione. Allora, non si fa in tempo a guardare un trade, quello di Anna, che subito se ne è stato aperto un altro. Davide è entrato in posizione col petrolio long. Mi piace Davide. Davide. Sì, mi sembra un po' di tipica volatilità, diciamo, mattutina sul crude oil. Ho preso questa posizione a rialzo, diciamo però che per ora è lì, non sta performando, vediamo cosa succede, insomma ho questa posizione. Ho anche un altro ordine dentro per acquistare qualche altro piccolo contratto, se dovesse tornare ancora un po' indietro, mi sembra che sia su un'area di supporto, insomma in fondo lo si vede anche un po' dal grafico, e quindi penso che possa trovare uno spunto di reazione. Perfetto, allora andiamo avanti perché ci sono altre posizioni aperte, così le seguiamo. C'è quella di Giovanni Beccaria, allora euro dollaro sul Giovanni è più prestigioso. Sì esatto, sì. Magari. Grazie comunque. No, ti volevo dire, fatta su un po' di dinamiche, nel senso che questa mattina naturalmente lo short sul Bund ha fatto alzare la curva dei tassi e questo sicuramente ha rafforzato la gamba dell'euro rispetto a quella del dollaro. Devo dire che però i dati macro che sono usciti adesso alle 14.30 americani sono molto interessanti, l'euro-dollaro si era congestionato su un livello un pochettino più basso, mi aspetto che questa scappata verso l'alto possa rientrare un pochettino dell'euro-dollaro, visto che anche i dati americani sono stati abbastanza buoni magari in occasione dell'apertura degli Stati Uniti, quindi un po' aperta scommettendo su un ritracciamento anche momentaneo. Perfetto. E quindi quali valutazioni farai per chiudere eventualmente la posizione? Diciamo che visto che la gara è di un'ora, se dovesse di nuovo avvicinarsi a 1.13 basso, quindi immaginando adesso 1.13 come supporto, chiuderò la posizione portando a casa anche soltanto un quinto di figura, ma per una gara di un'ora mi accontento, se succederà. Perfetto, andiamo avanti con altra posizione, c'è il trader, se te ne vuoi occupare tu Stefano, perché è entrato in posizione anche il trading system su dollaro yen short, se ci spiega il motivo. Yes, David, we were talking about your short position on the Japanese yen, if you can explain to us the reason for this position. Yes, absolutely. Let me share a screen really, really quick here. I'm using the indicator, as you can see in my on my screen, mm-hmm. and it basically calculates to find the swing, which is something you can here see in the red box. And once the swing is done, on some probability, we expect the continuance of the trend
follow these levels below. So that's why we short, and we have a stop loss right above these highs, actually 10 ticks above from the previous high. Okay. Allora dice che, come vedete evidenziato in rosso qui sul suo grafico, questo swing è stato individuato dal sistema e dagli indicatori iMustang come uno swing che proseguirà, per questo sul rimbalzo è entrato short, c'è uno stop loss molto chiaro rispetto a questi massimi, appena sopra gli stessi, l'aspettativa è di una prosecuzione ulteriore verso il basso. Perfetto. Allora, abbiamo un po' individuato, adesso praticamente in testa è Eugenio Sartorelli che non ha fatto nessuna posizione, meglio star fermi Eugenio e far schiantare gli altri. No, bene, questa non è competizione. Eugenio, se riesci facci vedere anche lo schermo, ah, così vediamo un pochino la piattaforma, grazie. Allora. E, sì, è l'unico flat, giusto Giuseppe? Sì, è l'unico, sta facendo schiantare gli altri. Un attimo che metto, ecco, stavo guardando, visto... che viene sempre menzionato poco, i due mercati, dove diretta offre il CFD, cioè il Bitcoin e l'Ethereum, sono dati a 15 minuti, io di solito opero su barre a un'ora o a 4 ore, quindi mi devo un po' snaturare, però ecco, direi che potrei tentare un long per un raggiungimento della parte alta delle bande di Bollinger, che funzionano abbastanza bene su questo mercato. Una cosa per cui sono in difficoltà, ve lo faccio vedere attraverso i cicli. Questo è il mio software che uso per l'analisi ciclica, e quelli che sono rappresentati sono i cicli giornalieri. Sostanzialmente qui in alto abbiamo il Bund. Il Bund ha già dato tutto al ribasso, ci sarebbe ancora tempo per il ribasso, ma solo sotto i minimi che ha fatto oggi. Lì sì, ci potrebbe esserci ancora lo spazio per uno short, però per il momento non c'è nessuna idea. Per quanto riguarda invece, vedete qua, questo è il mini S&P, questo è l'Eurostoxx e qua in basso a destra abbiamo il FTSE MIB, sono intorno alla metà, la struttura è rialzista e quello che sto analizzando in ciclo giornaliero sono dati un minuto, quelli che vedete sulle linee verdi. Purtroppo siamo intorno alla metà ciclo. Alla metà ciclo anche una struttura rialzista può avere una breve correzione, ma poi riprendere immediatamente la parte rialzista. Quindi sono veramente in imbarazzo, faccio fatica a trovare qualcosa. Potrei tentare, visto sulla fiducia del nostro mercato, anzi sfiducia, potrei tentare anche un piccolo short sul nostro mercato, ma di pochi minuti, perché appunto stiamo andando verso un'area temporale. Qui mi dice intorno alle 15.30, quindi tra le 15.30 e le 15.45 potrebbe fare un minimo centrale, un minimo relativo, un piccolo minimo. Quindi potrei anche tentare quello, long sul, diciamo uno spread, tra virgolette, long di Bitcoin e short di tutti i due. Adesso guardo, ma probabilmente li farò tutti i due. Va bene, allora, con riferimento all'apertura dell'America, questi 15 minuti meglio... iniziare a entrare subito long potrebbe essere un'idea, Davide? Ma chi lo sa, è difficile capire. E poi se parte il treno diventa complicato mettersi dietro. Ma il mercato nelle prime battute ha sempre un po' di quella strana volatilità, insomma, effettivamente può starci, adesso vediamo, fondamentalmente sta succedendo poco, cioè stiamo parlando di profitti di perdite dell'ordine dei 10 euro, quindi il mercato si sta muovendo in realtà molto poco, quindi vediamo che cosa ci riserverà, stiamo a vedere, siamo qua. Va bene, quindi pochi 15 minuti, allora un breve riepilogo con le due posizioni che sono adesso flat di Anna Resti Bontoi e quella di che è in posizione però è sulla parità, e poi quella di Eugenio Sartorelli che invece è flat, 3 euro di perdita per Gianluca Beccaria, euro dollaro, un short di euro dollaro, e poi invece il dollaro yen short da parte di Uncle Trader, il nostro trader slovacco. Quindi poi abbiamo il petrolio a long di Davide Biocchi che perde solo 9 euro e poi il non classificato, il nostro esponente non classificato. Allora, adesso sta riportando il giro guadagno Euro Nuova Zelanda. Chiedo a Anna Resti se l'apertura dell'America dovesse essere positiva, cosa ti aspetti per la tua posizione? Mi aspetto che vada in profit, no? Io mi aspetto che vada bene. Devo dire che si trova... Cioè un'apertura dell'America positiva ti aiuterebbe? Eh?
Ma sinceramente penso che non mi faccia la differenza, perché in questo contesto si sta parlando di un tempo molto molto ristretto e spesso accade che sui mercati finanziari ci siano delle correlazioni e decorrelazioni nei tempi brevi e brevissimi. È evidente che questo trade per me, in tempo così breve, ha bisogno di svilupparsi velocemente e per quanto alla mia analisi oraria, diciamo, ho fatto fede a quelle che erano le probabilità più alte che io avessi un trade che quantomeno si sposti a mio favore, ma è evidente che con l'apertura dei mercati americani le cose possono cambiare. Devo dire che non ho dati alla mano per valutare questo elemento come elemento a favore o a sfavore del mio trade che dura sì e no un'ora. Ecco, mi metti in difficoltà con una domanda alla quale non posso dare una risposta oggettiva senza dati alla mano, direi delle cose che non mi sento di dire. Ecco Giuseppe, ne approfitto per dirti, ma lo saprai meglio di me sicuramente, che siamo anche in questo momento in diretta alle fonti TV, quindi salutiamo tutte le persone che ci seguono dalle fonti. E la seconda manche della Trading League, quindi sei trader in gara, e Giuseppe appunto Di Vittorio che presenta con noi e del quale vediamo lo schermo. Sembra essere un pomeriggio movimentato, giusto Giuseppe? Sì, sì, io credo che ci sarà, il movimento ci sarà, perché le trimestrali americane sono buone. Molti stanno tentando di shortare il mercato americano da moltissimo tempo. Anche io stesso c'è stato un momento che ci ho creduto qualche settimana fa, quando c'era una divergenza ribassista sull'S&P 500, analoga a movimento di quello che si è creato, che fu creato, che si generò a settembre del 2018, dal quale partì il grande ritracciamento. Però poi la manovra della Federal Reserve e quanto fatto dalla Federal Reserve ha cambiato sicuramente l'ordine delle cose, l'ha cambiato letteralmente, le cose sono andate in maniera diversa, c'è stato un atteggiamento davvero accomodante da parte della Federal Reserve e questo ha cambiato sicuramente l'ordine delle cose. Adesso ci sono questi 12 minuti di attesa sicuramente per l'apertura di Wall Street. Io quello che stavo facendo era voler vedere come si erano sviluppati i volumi sul mercato, se c'era una distribuzione, che tipo di distribuzione si stava creando sul mercato. Ecco, la state guardando e ovviamente ci sarà, evidentemente ci sarà, se non ci sarà un tentativo di violazione nei massimi, la delusione potrebbe essere forte e con uno spazio in discesa, ma allo stesso tempo anche se guardate verso l'alto non ha niente il mercato verso l'alto, quindi almeno negli ultimi 5 giorni io guardo il volume profile soprattutto negli ultimi giorni e guardate non c'è assolutamente niente sopra, quindi non so in quale direzione, ovviamente a saperlo prima, però il movimento ci sarà e sarà anche abbastanza significativo, quindi trader pronto su questo per quanto riguarda l'equity. Poi c'è pronto anche un petrolio che abbiamo visto prima sui massimi, uno dei nostri trader Davide Biocchi l'ha già preso di mira, adesso ve lo faccio vedere di nuovo, eccolo qui il petrolio, eccolo qui, guardate il movimento verso l'alto, adesso è leggermente ritracciato, però se ci dovesse essere un indebolimento del dollaro potremmo vederlo schizzare verso l'alto, ovviamente la soglia critica rimane quella dei 64,60, guardate il recupero anche del mercato azionario. Andiamo a vedere quelle che sono adesso la competizione, perché l'euro dollaro si sta muovendo a favore della posizione di Gianluca Beccaria. Gianluca che è primo in classifica. Gianluca, guarda, l'ho chiusa in questo momento con un piccolissimo guadagno perché mi aspettavo un ritracciamento un pochettino più veloce in termini di temporali, ho visto che ballava lì da un po' di tempo, ho preferito farmi trovare flat all'apertura americana. Perfetto, chiarissima posizione. Eugenio, ancora flat? Attenzione perché no. Sei entrato in posizione sul Bitcoin long. Sì, come avevo detto, sono entrato long. Un attimo che condivido lo schermo. E sì, come dicevo, sono entrato long su Bitcoin. Vediamo se parte lo schermo. Eccolo qua. E non mi aspetto grandi movimenti, Non è che mi aspetto, però ripeto,
è a 5.120, che possa fare $20, ho preso due lotti di CFD, mi possa fare $20 al rialzo, per me ci stanno tutti, cioè che vada verso la parte alta, mi basta una piccola accelerazione e lo può fare. Io ho già messo di fatti uno stop profit a $20 sopra il livello di acquisto. Quindi aspettiamo. Adesso sto guardando, però stavo appunto guardando se fare short magari o di Eurostoxx o di DAX, ma mancano talmente pochi minuti all'apertura del mercato americano che forse è il caso di sfruttare questi minuti e poi fare magari un'operazione veloce, che per quanto vedo adesso può essere veloce sullo short, ma molto veloce sia sull'Eurostoxx che sul DAX. Adesso sceglierò quale dei due fare. Lo faccio appunto sempre sull'idea dell'analisi ciclica, per cui qua questo qui è l'analisi del ciclo giornaliero dell'Eurostoxx, che è partito stamattina alle 9:30, potrebbe appunto trovare un minimo centrale intorno alle proprio poco dopo l'apertura degli Stati Uniti, e quindi piccolo short, e poi magari si può anche fare un long dopo. Potrebbe fare come un stop profit e reverse addirittura. Vediamo. Perfetto, allora, poco fa ha parlato Peter Pryte dicendo che un QE al momento non lo vede all'orizzonte, però tutti gli strumenti a disposizione della banca centrale potrebbero essere disponibili. Poi ho visto i trader americani, molti che si stanno concentrando su questi nuovi massimi dell'S&P 500. C'è stata una correzione di 3 movimenti sul nostro FTSE MIB, adesso il mercato sta ripartendo, siamo a 21.350. L'S&P 500 è a 2.909, sopra la soglia psicologica dei 2.900 punti, più 0,63. Ecco, quindi potrebbe essere un punto di riferimento anche il Nasdaq, guardare a 7.650, più 0,44. Andare long sul FTSE MIB, sentiamo il parere, vorrei sentire su questo il parere dei trader. Andare long in questo momento e anticipare l'apertura del mercato americano, potrebbe essere un'idea, Davide? Ma a questo punto io non anticiperei l'apertura, aspettiamo di vedere cosa fa l'America e decidiamo eventualmente di conseguenza. Mi sembra la scelta apparentemente migliore, insomma, fondamentalmente, però può darsi che tu abbia anche ragione, ma io non forzerei a questo punto, mancano pochissimi minuti e bisogna solo aspettare per cercare di capire, insomma. Però sul mercato italiano io penserei magari che sarebbe carino posizionarsi su quello americano, insomma, ecco, per cercare di capire se ci sono delle possibilità, ok? Perfetto, allora, quello che ho visto le ultime dichiarazioni del Fondo Monetario Internazionale, perché sta circolando un'altra notizia sui mercati, è quello di un taglio delle tasse, una sorta di rilassamento, un aumento della spesa da parte della Germania, e questo potrebbe aiutare nel 2019, e il Fondo Monetario Internazionale dice che si tratta di una manovra estremamente interessante. Pronto a partire il nostro FTSE MIB, guardate, si trova al di sotto del POC, quindi il momento potrebbe essere topico. Se c'è un'apertura fra 5 minuti di Wall Street positiva, bisogna vedere quanto. Calcolate che il mio S&P è già più 0,63, quindi si tratterebbe di un'apertura in gap, poi c'è il prezzo del principio del prezzo di apertura, quindi dovrebbe tornare leggermente indietro, però potremmo vedere un allungo del nostro indice. Ci sta, chi l'ha fatto sicuramente non ha commesso un errore, ovviamente l'errore è non andarsi a chiudere i stop sotto una discesa sotto 21.321. Ecco, questo è quello che sta accadendo sul nostro indice. Andiamo a vedere però anche il nostro euro dollaro nell'ambito delle valute, uno strumento che è stato utilizzato da alcuni trader. Questo è il grafico giornaliero, adesso mettiamo anche qui il grafico dell'euro dollaro, eccolo qui, grafico a 5 minuti magari, per capire se ci sono, eccolo qui, posizioni in corso. Guardate, è molto regolare il movimento, questo è dente di sega, ha fatto 4 massimi molto ravvicinati, e può darsi invece che, ecco, in questi casi il mercato sia leggermente arrivato. Operatori mi sembra che attendono l'apertura di Wall Street per capire quanti sono i nuovi flussi. Sicuramente il sentiment, alla luce di quello che è successo negli Stati Uniti, cioè la pubblicazione delle trimestrali americane, non è cambiato molto, anzi continua a essere positivo, e le prime due trimestrali hanno dimostrato che poi queste razionalità dei prezzi, ricordiamo che una Wells Fargo rende quasi circa l'8% all'anno, quindi rendimenti molto al di sopra di quelli che sono quelli
che vengono invece restituiti dal mercato azionario. Allora, attenzione perché la posizione dollaro-yen, Stefano, del nostro trader che lavora con il sistema automatico, è passata in vantaggio. Yes, David, your first trading now with your position on the USD Japanese yen. Can we see your charts for a moment? Possiamo vedere un attimo la schermata di David Velvety, che con il suo sistema iMustang è passato in testa con la posizione sul dollaro yen. Infatti vedete che effettivamente è proseguita come aveva giustamente e correttamente previsto. David. Thank you, Ste. Well, we received here a lower low on the dollar Japanese, which is a positive sign for us. Therefore, we will also move a little bit the stop loss in case the market will go against us. And we have two options here. First is to continue the market till this level, which is calculated by Fibonacci retracement for us. So this is going to be a profit, or we can receive a loss, and then we will try, if this level will gonna break, we will try to move for the long position here. Ok, allora dice, abbiamo visto come in effetti è proseguito verso il basso, abbiamo fatto un nuovo minimo, adesso proviamo a raggiungere il ritracciamento di Fibonacci che vedete poco sotto, abbiamo anche spostato lo stop un po' più in basso per proteggere i profitti, quindi rispetto ai massimi assoluti abbiamo uno stop più basso e il tentativo di raggiungere il target sul livello di Fibonacci. Perfetto, allora c'è un richiamo del Fondo Monetario Internazionale all'Italia per la questione del debito, però il nostro indice non ne risente affatto, anzi continua a relare positivo. Adesso è partito, ecco, il segnale rialzista continua a essere confermato sul nostro indice. Guardate il tentativo di nuovo massimo che è stato fatto, anche il petrolio guadagna all'1,02 a 64,22. Davide, l'hai preso troppo alto e quindi era... Ma siamo lì, cioè alla fine è cambiato pochissimo, in realtà sono cambiati 10 centesimi. Vediamo come si evolve la situazione, magari adesso cercherò di fare qualcosa anche sull'indice Nasdaq. Adesso mancano 30 secondi all'apertura, Giuseppe, vediamola insieme, abbiamo il... Ecco, sì, 30 secondi, 30 secondi all'apertura del mercato, pochissimo, davvero, questo è il grafico a 5 minuti dell'S&P 500, vediamo se riesco, eccolo, adesso lo metto anche sul grafico daily, guardate com'è alto, abbiamo visto il future, sono già sopra 2009, ovviamente ci potrebbe andare e ci sarà anche l'apertura del cash che potrebbe andare su questa cifra psicologica, tra l'altro ormai siamo a un passo dai 2940 dove più o meno area dove passano i massimi. Eccola qua, guardate l'apertura del cash americano a 2009,03, quindi un'apertura decisamente alta del mercato americano con l'indice S&P 500, apertura del mercato. Io, se sei d'accordo Stefano, io faccio assolutamente il gesto. E vediamo se i nostri trader prendono posizione a rialzo, quindi sugli azionari. Stefano, sto andando di campana io. Sì, assolutamente. Allora, andiamo con ordine. Davide, okay. Dopo l'entrata, ipotizzi un'entrata long anche sugli azionari? No, per ora sono in attesa, sto guardando come evolve il petrolio, però non escludo di... Adesso vediamo, mi aspetto a breve un po' di ritracciamento sul mercato americano e poi una certa reazione, vediamo come va. Allora, eccola qua l'apertura, guardate, dell'S&P 500. E adesso c'è questo vuoto ovviamente che è stato lasciato dalle quotazioni, i gap o vengono chiusi subito oppure non vengono chiusi in più ci sarà sicuramente un rally verso l'alto e poi un tentativo di ritracciamento, ma può essere che il mercato non dia nessuna possibilità di seguirlo, quindi adesso siamo, guardate, continua a salire l'S&P 500 su base daily sopra quella soglia psicologica importante dei 2.900 punti. I dati
che sono arrivati dalla Cina questa mattina e le trimestrali americane hanno dato la direzione al mercato. Ancora nuovi massimi per l'America, forse un momento storico direi, 2904, un mercato che veniva dato all'apice, diciamo così, sull'orlo di una recessione e invece sta dando ancora grande soddisfazione a tutti gli investitori. Allora, vediamo Stefano, Eugenio, mettiti long di S&P 500. Eugenio, mettiti long? Non mi metto long perché appunto dal punto di vista ciclico per me prima dovrebbe fare un minimo, che è il minimo centrale, dopo ci si può mettere long sui principali indici, in particolare l'S&P. Ma non mi fido, non mi fido. I miei modelli ciclici dicono che prima dovrebbe scaricare un pochettino e poi può ricaricare. Però per non smentirmi, visto che io sono anche conosciuto come trader in opzioni, magari farò il long sull'S&P, ma sto vedendo di acquistare una put sul mercato italiano. Una put sul mercato italiano, contro tendenza. Ah, cioè, sì, sì, sì. No, anche per operare con le opzioni. Per me, cioè, se posso guadagnare di più, posso guadagnare di più sulla put. Ecco, Eugenio, gli analisti ciclici si fanno sempre male quando sono mercati in forte tendenza, è vero? Allora, se parliamo di analisi ciclica classica, cioè quella che si insegna sui testi normali di analisi tecnica, mediamente sì. Con l'analisi ciclica alla ARST, che è quella che utilizzo io con varie modifiche, molto meno, nel senso che ci sono delle correzioni che tengono conto del fatto che ci sono movimenti anche rettilinei. Quindi ti prendi comunque una parte del movimento, anche se è rettilineo o fortemente direzionale, te lo prendi. O meno di chi usa invece metodi puramente direzionali, ovviamente, ma te li prendi comunque. Allora, ricordiamo che c'è stato un utile record di JP Morgan nel primo trimestre dell'anno. Siamo a 2904, guardate l'S&P 500, non questa prima barra, che è una barra benchmark di solito, sta per chiudere vicino ai massimi della barra, 1:04, 1:03. Vediamo se segue ancora al rialzo con la barra successiva e allunga l'S&P 500. A livello di resistenze, mi piacerebbe capire se ci sono particolari resistenze là sopra l'S&P 500. Guardate che il prossimo livello di riferimento è 2909. Teoricamente non c'è niente fino a questo livello, il primo livello utile dove il mercato potrebbe trovare qualche difficoltà e magari andare ad applicare il principio del pezzo di apertura, che ricordiamo è un principio in base al quale i prezzi prima o poi tendono di nuovo a riavvicinare il prezzo di apertura. Quindi c'è l'area 2909-2912, sotto più in basso di fatto c'è pochissimo, 2908, però ancora spazio. Adesso il mercato ha aperto in gap per quanto riguarda la nostra classifica, ritorna al comando il nostro trader sistematico, però sulla parità. Poi c'è Anna Resti Bontoi con Euro Nuova Zelanda. Come si sta comportando Anna Euro Nuova Zelanda? Anna? Eccomi, ci metto un attimo ad accendere i microfoni. Sì. Per ora è sempre leggermente sulla parità, diciamo, va tra parità e leggero gain, leggera perdita, per cui aspetto ancora per vedere se c'è un'esplosione di volatilità, speriamo, a favore del mio trade. Va bene. Allora, quindi sul fronte delle notizie, a parte le dichiarazioni del Fondo Monetario Internazionale, non ci sono particolari notizie che stanno calamitando l'attenzione degli operatori sui mercati finanziari, a parte qualche ovviamente l'idea, qualche sondaggio elettorale, ma di paesi del tutto appunto del tutto marginali nel contesto europeo. L'S&P 500, come dicevamo, sta allungando, sta adesso ritracciando leggermente la chiusura della prima barra, però è decisamente verso l'alto. Vediamo se ci sarà un'ulteriore pressione verso l'alto. I prezzi sono proprio sulla chiusura della barra 5 minuti precedente. Quindi la mia domanda chiave è: se ci dovesse essere rottura dei massimi della barra 5 minuti, Eugenio, andrai long per uno long di breve? Per il momento no, preferisco vedere che mostri un piccolo minimo dopo questa fase di congestione che ormai sulle barre 5 minuti va avanti dalle 2:30. E
quindi preferisco... Guardatelo! Guardatelo l'S&P 500 che sta sfidando i massimi, 2904, massimi di oggi a 2905. Gianluca Beccaria, vai long di S&P 500 sulla rottura dei massimi? Non ancora, nel senso che comunque non siamo ancora i massimi del future che ha fatto di oggi e quindi voglio ancora aspettare un attimino. Ho l'impressione, a vedere il mercato, che sia una sparata, ma non sono... Non rotto! Sono rotto Gianluca! Vai con l'S&P 500! Rotti i massimi del giorno, S&P 500 che va a basso, massimo 2906, eccolo qua, 2906 di S&P 500, S&P 500, guardatelo, long, il nostro sistema automatico magari sull'S&P 500 ci regala qualche cosa, Stefano. Sì, allora vediamo immediatamente con David Velvety. David, the move on the S&P 500 is influencing your trade on the Japanese yen in a way? Forse David si è un attimo assentato. Io nel frattempo volevo chiedere a Eugenio, che era in posizione sul Bitcoin, se è ancora dentro questa posizione. Però credo di no, perché ti vedo sul Mibo anche, corretto? Sì, sì, ce l'ho sempre. Adesso metto un po' di visione dello schermo, che è sempre la cosa migliore. Sì, ce l'ho sempre, perché sostanzialmente siamo ancora in una situazione in cui potrebbe andare ancora a toccare la parte alta. Diciamo che sotto questo livello, cioè sotto il minimo di luci, ovviamente io non vado a vedere i minimi sul CFD, vado a prendere i minimi direttamente sul mercato, sotto questo livello, cioè 5.089, anche $2 sotto, potrei stoppare. Sono entrato long, scusate, short, quindi short nel senso che ho acquistato una put, da 22.000 sul mercato italiano. Quindi ho preso una put at the money, perché se opera in intraday, io non uso l'opzione per usare l'opera in intraday, ma se vai in intraday, vai sulle opzioni at the money o meglio ancora in the money, cioè che abbiano delta maggiore di 0,5. Quindi io ho acquistato una 22.000, puntando appunto una piccola correzione momentanea del mercato, l'ho pagata a 182, ho già messo un ordine di vendita a 194. E adesso vediamo se questo piccolo minimo che mi aspetto ciclico, del fatto che ci sia un piccolo imbuto entro la chiusura delle 16, quindi entro la fine del campionato, vediamo se mi dà ragione. Dall'altra parte, comunque, se l'S&P rompe, perché Vittorio ha detto che l'indice ha rotto, ma il mini S&P no. Io onestamente preferisco guardare il mini S&P, perché è quello che quota poi tutta la giornata, dalla mattina. Va bene, allora trader ovviamente sono concentrati quella che è l'operazione, su quello che è il gap in questo momento, e quindi guardate i nuovi massimi dell'S&P 500, ancora siamo a 2908 di S&P 500. E Eugenio, dal punto di vista ciclico, quando dovrebbe, dopo quante barre a 5 minuti dovrebbe mollare? Non è che guardo le barre 5 minuti, guardo la struttura completa. Adesso ha rotto i massimi e quindi adesso ha rotto anche il mini S&P, che è quello che io guardo dal punto di vista ciclico, e quindi mi ha negato quello che mi aspettavo prima, me l'ha negato, adesso condivido lo schermo così ve lo faccio vedere, mi ha negato questa attesa, anzi, adesso ve lo faccio vedere, guardate. Vedete, io mi aspettavo un minimo in questa fase, di fatto non l'ha fatto, ha mantenuto, vedete, adesso ve lo ingrandisco, ha mantenuto la fase laterale, vedete che ha fatto esattamente un minimo quel punto, è fortuna, non è che io riesco a individuare i minimi in maniera esatta come tempi, però lì ci stava come minimo, intorno a quell'ora, l'ha fatto e adesso è decollato, io mi aspettavo che scendesse invece, che facesse veramente un minimo puro, invece ha fatto dei minimi uguali a quelli precedenti, quindi adesso sarà dovuto andare long. Purtroppo mi ha spezzato, perché ha già rotto, però probabilmente entrerò long, vedo un attimo se prenderlo. Poi di fatto sono soneggiato in un certo senso con lo short che ho sul Putin.
Perfetto. Una volta tanto, Giuseppe, l'unico che è andato long sono stato io. Sono andato long sul Nasdaq e insomma sta muovendosi effettivamente, ha un target ancora una decina di punti sopra il livello attuale, vediamo come va. Attenzione, nuovi massimi dell'S&P 500, ancora 2.909 di S&P 500, il primo target, lo ricordiamo, poi ce n'è un altro a 2.912, non sta dando il tempo di entrare in posizione, chi voleva entrare long ha dovuto prendere l'ascensore subito, poi non c'è stato più spazio. Davide, non ti spaventano però questi 15 minuti al rialzo, in base alla tua esperienza potrebbe allungare ancora? Ma sì, diciamo che qui è già in un punto un po' critico, se supera questo scoglio attuale può fare bene, sì, senza dubbio, dal punto di vista sì. Attenzione perché a 2912 c'è il target successivo, sempre S&P 500 sui massimi, chi ha paura sono gli shortisti in questo momento, chi sta esitando è davvero sotto pressione psicologica, mancano due minuti circa, guardate, e l'S&P 500 è a 2909, due minuti ovviamente alla chiusura della barra a 5 minuti. Andiamo a vedere la competizione perché Gianluca Beccaria ha preso il rago e adesso è flat, se la gode con un più 0,63%, 19 euro di guadagno. Gianluca, la tua posizione chiusa, hai fatto petrolio e euro dollaro? Ho fatto petrolio prima che sulla discesa del petrolio mi sembrava che avesse ancora un pochettino di forza, congestionato un po' nell'area tra 64,15 e 64,20. Ho visto che l'S&P saliva, il petrolio era rimasto un pochettino indietro, sappiamo che spesso il petrolio è una proxy del long del mercato, ho immaginato che potesse recuperare la positività dell'S&P, poi però l'ho chiusa perché nonostante l'S&P stia continuando a correre non mi sembra che abbia una forza relativa incredibile. Perfetto, continua a macinare, 2910 Stefano, S&P 500, nuovi massimi dell'America, 2910 sul mercato, incredibile, non ti dà il tempo di entrare in posizione long, 2910, Davide ti sta aiutando, sta portando dietro anche il Nasdaq? No, poco, il Nasdaq sembra già affaticato, quindi direi di no per ora, anzi l'operazione sul Nasdaq si è già girata dall'altra parte. Okay. L'S&P 500 invece sta continuando, ovviamente la pressione è sempre leggermente inferiore. Anna, il tuo euro Nuova Zelanda, la pecora, the ship la chiamano gli americani. Beh, speriamo di non fare la fine della pecora oggi. Sta andando benino, la volatilità del mercato valutario non è uguale alla volatilità degli altri mercati, questo un po' mi punisce dal punto di vista della gara, no? Quindi ci vorrebbe proprio il momento clou in cui c'è un'esplosione. E è evidente che ho fatto una scelta di un trade ribassista anche in virtù di questa logica, che i trade ribassisti sono tendenzialmente quando esplodono un pochino più potenti, quindi se avessi visto bene la direzionalità, diciamo che in qualche modo ho cercato di aggiungere più elementi a questa logica. Per adesso sono in gain, aspettiamo ancora un secondo, vediamo se in questo quarto d'ora si sta muovendo ancora a ribasso o se no eventualmente mi dovrò accontentare di quello che ha fatto. Ecco, anche il nostro FTSE MIB sta per rompere i massimi giornalieri, abbiamo fatto un massimo a 21.375, pensate siamo a solo due tick dai massimi giornalieri e l'America sta trascinando al rialzo un po' tutto, 3.65, guardate 3.75, questo è il massimo a due tick, ci sono 111 contratti posizionati su quelli che erano i massimi precedenti, un livello che evidentemente dovrebbe sentire, non sembrano falsi questi contratti perché nonostante il primo livello in denaro si continua a salire e l'America sta aggredendo i massimi precedenti, li ha già battuti. Non è un massimo di figura, è un massimo di decimo, cioè il massimo è sempre 2910, vedremo se ci sarà un'aggressione verso l'alto, però non si sta fermando, ha già raggiunto e superato di slancio quello che è il primo target 2900, ne è rimasto un altro a 2900
12, nessuna esitazione. Andiamo a vedere sulla competizione come si sta evolvendo. Davide, sei rimasto long di Nasdaq? No, veramente no, mi sono girato addirittura, guarda, quindi diciamo che ho visto che la forza non c'era tanto, qui devo cercare di fare una competizione, stiamo giocando sul filo di pochi euro, però insomma mi sono girato perché se la rottura adesso avviene a ribasso del Nasdaq, qualche spazio di un movimento che torna indietro ci sarebbe, insomma io voglio giocarmi quella possibilità lì. Va bene, Eugenio, il Bitcoin ti è rimasto un po' più indietro? Sì, per il momento, metto in condivisione, sì, è rimasto è lì, sto perdendo qualcosina, ma non sta succedendo niente sostanzialmente, quindi sono in attesa. Sono entrato short, allora volevo entrare long sul CFD, sul Dow Jones, per motivi di margine mi conveniva, però non mi ha preso il prezzo e poi è scappato a rialzo, quindi per il momento l'ho tolto. Sono entrato invece short con 5 lotti, quindi molto piccolo, sull'euro dollaro. Ve lo spiego dal punto di vista ciclico, perché qui il ciclo giornaliero è più avanti. Vedete, il ciclo giornaliero è partito alle 19:30 di ieri, sembra che potremmo essere in una fase ormai di massimo, e quindi, cioè già passata, e quindi potrebbe piano piano iniziare a scendere. Certo, se finisse alle 21-22 questo campionato avrei più possibilità, però potrebbe magari darmi qualcosina con questo piccolo short. Adesso devo decidere di mettere un livello di take profit, però sono short sull'euro dollaro. Va bene, ancora, guardate, l'S&P 500 sta rientrando leggermente adesso, però non ha ancora attaccato i minimi della barra 5 minuti precedenti. Ricordiamo che prevale sui mercati il cosiddetto principio del prezzo di apertura. A questo punto mi immagino che infatti sta riducendo e sta contenendo le perdite, Davide. Eh sì, perché sta un po', diciamo, venendo in giù il Nasdaq, un po' di spazio ce l'ha ancora, quindi... Se mi viene in aiuto, insomma, vediamo che cosa succede. Però mi sembra che sta già cominciando a fare un po' fatica. Davide, perché questi piccoli trade da parte degli operatori? Cioè, un tentativo di non osare troppo? Non lo so, adesso ho chiuso, per esempio, lo short, mi sono riportato vicino allo zero, diciamo, come performance, e vediamo cosa succede. Va bene, allora l'S&P 500 non è riuscito per ora a rompere i minimi della barra 5 minuti precedente, guardate, sta leggermente ritracciando, però nessuna particolare variazione. Il dollaro yen, come si sta muovendo? Siamo nel frattempo, tra l'altro, a 10 minuti dalla fine della gara, vediamo se è tornato David Velvety. David, hello, are you there? We want an update on your position. E nel frattempo vediamo anche la classifica, primo Gianluca Beccaria con un più 0,63%, poi c'è Anna con un più 0,24% e poi David Velvety, eccolo qui, lo vediamo collegato. David? Hi, hey guys, yes, let me share an update here. We are still open in this position, unfortunately the market is not moving very much and we have 10 minutes. Till the end of competition, so hopefully it will go with us. If not, we will need to close it and probably be in a small loss here. Ok, allora dice giustamente mancano 10 minuti, meno di 10 minuti alla fine della gara, spera in un'altra spinta al ribasso, quindi almeno in un retest dei minimi che gli permetta di chiudere la posizione proprio in ottica gara. Allora vediamo ancora la classifica, ripeto, Gianluca guida in questo momento flat, Anna Montoi è ancora in trading sull'euro New Zealand short, poi c'è appunto Uncle Trader con David Velvety sull'USD Japanese Yen e poi Davide Biocchi che ha recuperato un pochino rispetto a Eugenio Sartorelli che ha la posizione aperta ancora sul Bitcoin, l'Amibo e, come ci ha descritto, anche lo short sull'euro-dollaro, il piccolo short sull'euro-dollaro. Giuseppe, inquadriamo ancora il tuo schermo così da vedere come
siamo proprio in un momento di pausa, quindi potrebbe esserci un'entrata a questo punto. Sì, c'è un leggero ritracciamento del mercato e questa è l'occasione per chi vuole entrare ancora di nuovo long sull'S&P 500. Per adesso è un ritracciamento, nulla di particolare. Sappiamo che invece le correzioni sono molto più pronunciate, almeno in tre movimenti, però guardate come il momentum, la forza dei ribassisti è davvero limitata. Chi ha più paura in questo momento sono i ribassisti rispetto ai rialzisti. Guardate la liquidazione dei contratti, che è davvero davvero poco limitata, molto limitata. Quindi potrebbe essere l'occasione. Attenzione, perché Anna Bontoi sta cercando di insidiare la prima posizione, però si è chiusa in flat. Anna, eccomi. Sì, ho chiuso per sbaglio. Ah, può succedere. Siccome questa iniziativa è fatta anche a scopi didattici, spieghiamo che può anche succedere questo genere di cose. Sì, effettivamente, pensando alla gara, mancavano pochi minuti. Il trade non si presta ad un trade di brevissimo, no? Io ho fatto del mio meglio cercando di mettere insieme più elementi per avere probabilità in quest'ora che il trade andasse in profit. Ovviamente a questo punto diciamo che come performance può essere anche poca, però percentualmente parlando uno si può anche accontentare di un trade così in un'ora. Diciamo il trade era entrato bene e siamo usciti su un'area di supporto, per cui avrei aspettato le ultime due candeline e non sono riuscita a prenderle, però va bene così, sono contenta così. Gianluca, non entrerai in posizione o gestirai questo guadagno, questa prima posizione? Ma guarda, stavo continuando a guardare un po' l'euro-dollaro in proporzione alla performance dell'S&P. Mi sembra tutto un po' addormentato dopo il primo quarto d'ora più frizzante. Adesso sono 7-8 minuti che è un pochettino congestionato. Il petrolio non mi sembra avere una forza incredibile, si è allontanato un po' dai massimi della giornata. Tocca vedere se, come dicevi tu, qualche ritardatario long potrà dargli una spinta e quindi cambiare questo scenario. Mi dispiace un po' di aver chiuso un po' in anticipo il trade sull'euro-dollaro, perché a quel livello 1.1320 era stato un livello corretto, però va bene così. Va bene. Allora, i titoli che hanno presentato i dati stanno andando molto bene sul mercato, sia JP Morgan che Wells Fargo, e si continua a parlare anche di quella che potrebbe essere un IPO importante, quella di Uber, e quella in Italia, quella di Nexi. Adesso guardate il rilancio del mercato del FTSE MIB e dell'S&P 500, rottura, un tentativo di rottura dei massimi del FTSE MIB, un momento delicato. Il 21.375 riveste il terzo livello, ci sono 111 contratti, guardate sul 170, diventa effervescente, vediamo se ci sarà la rottura dei massimi dell'S&P 500 e del FTSE MIB, sicuramente trascinata verso l'alto dell'S&P 500. Mancano 6 minuti alla fine, primo, come dicevamo, Gianluca Beccaria, secondo Anna Resti con voi. Davide, tenterai un colpo di mano? Ma sono tornato short sul Nasdaq, però la posizione è lì, praticamente sembrava un pullback dopo la rottura, in realtà siamo proprio lì addosso e chi lo sa, adesso vediamo. La volatilità però è molto poca, cioè in questa prima mezz'ora di apertura dei mercati americani davvero gli indici si muovono molto poco. Questo per certi versi può essere più favorevole a un rialzo, però il mercato non sembra così forte, quindi insomma vediamo adesso. Effettivamente è poca cosa, cioè abbiamo visto a volte seconde manche dove in un'ora facevamo centinaia di euro di profitto. Qui è difficile, cioè complimenti a Gianluca, perché portare a casa 20 euro è un'impresa. Va bene. A proposito di volatilità, Stefano, se guardi il VIX, ormai il VIX è a 12.2. Quindi il movimento al rialzo del mercato azionario è confermato dal VIX, dalla volatilità implicita sull'S&P 500 che si è ridotta in maniera significativa. Una sorta di flag, quella dell'S&P 500, vedremo se con un movimento al rialzo andiamo a agguantare i 2.912. Molto probabile. Nel frattempo,
tre minuti, io volevo far ricordare velocemente sì. a Davide il meccanismo della gara, perché questa è una seconda manche in realtà. Sì, praticamente sulla destra c'è una classifica dei punti che vede a questo punto teoricamente vincitore, con, insomma, Tocchiferro pure, Gianluca che ha fatto una buona performance, a meno di sorprese in questi ultimi istanti difficilmente David riuscirà a portarsi avanti. Se David riuscisse ad arrivare secondo, evidentemente vincerebbe lui, perché prenderebbe 6 punti, 9 più 6, diciamo che sarebbero alla pari in effetti. Allora in quel caso bisognerebbe andare a vedere il miglior gain in senso assoluto e forse vincerebbe a quel punto Gianluca. Bisognerebbe vedere la partita, basta andare a guardare la classifica del Most Money Made, è in testa Gianluca per questa manche, ma bisognerebbe vedere l'aggregata qua, perché questa non è aggregata, la classifica del Most Money Made, e quindi guardando l'aggregata si vedrebbe chi ha vinto. Chiediamo poi a Diretta, che certifica le performance, di dirci. Però per ora chiaramente vince Gianluca a prescindere, nel senso che è lui che ha la migliore posizione. Insomma. Ok, 2 minuti e mezzo alla fine. Allora Giuseppe, accompagniamo i nostri trader verso la finale. Ricordo che devono chiudere le posizioni. Tutto ecco, quello che devo presentarsi flat alle ore 16 e, come diceva, sembra che Gianluca si porti a casa la 3D League edizione primavera 2019. Esatto, corretto, anche se con una sola operazione, due operazioni, una sul petrolio e una sull'eurodollaro. Ci ricordi la direzione, Gianluca? Sì, ho fatto uno short sull'eurodollaro vicino ai massimi, piccolini, perché poi era un po' congestionata in quell'area, e poi ho provato un long sul petrolio che, dopo aver sfiorato i massimi di periodo, aveva preso un po' di profitto, ragionando sulla partenza americana bella corposa, ho immaginato che il petrolio potesse andargli dietro anche con un pochettino di ritardo, ma l'ho chiuso subito perché aveva una forza relativa secondo me bassa, e in effetti il petrolio continua a perdere nonostante l'S&P sia lì sui massimi. Adesso nella fase di 64 basso ha perso quasi un punto dai massimi. Ecco, in caso di rottura dei 2909 i massimi precedenti, ne vale la pena andare long di S&P 500 anche se la competizione sarebbe finita, Gianluca? Allora, in via assoluta sì, però sono assolutamente d'accordo con Davide, perché una delle poche regole certe è che solitamente con assenza di volatilità il mercato sale, invece guardando diverse asset class sembra che la spinta rialzista sia un po' esaurita, e non voglio dare indicazioni sul futuro, però se la gara durasse ancora un pochettino di tempo io adesso mi scommetterei uno short, perché mi sembra che non con delle idee di profitto incredibili, ma mi sembra che manchi un po' di forza in questo momento. Va bene, allora intanto i trader americani stanno festeggiando, ho visto alcuni con dei report già i guadagni che sono stati realizzati. L'S&P 500 si trova sempre in prossimità della flag che potrebbe essere abbandonata da un momento all'altro verso l'alto, e il VIX sta facendo nuovi minimi tentando di confermare questa riduzione della volatilità, questo movimento rialzista, però al netto di quello che diceva Gianluca, cioè che in base alle altre asset class il movimento potrebbe essere esaurito. Attenzione, okay, perché è finita. Sì. Vedo in primo in classifica Gianluca Beccaria. Gianluca Beccaria ha vinto la Trading League. Bravo Gianluca, complimenti. Bravo. Felicitations also to David Velvety, that was a very very strong opponent. Okay. Thank you, mate. I would just like to share, guys, here a screen. That's the competition, you know, that takes, of course, the time. Just this minute, in these seconds, the target was hit, unfortunately, just right at the end of the competition. Okay. Quindi giustamente David dice, come vedete la posizione è andata a target con una forte spinta dello USD Japanese Yen verso il basso, come previsto dal suo sistema iMustang, che è quello che sta tradando, però essendo la spinta arrivata al minuto delle 16.00 eravamo già fuori dalla competizione, e quindi se ha fatto profitto il sistema è anche vero che ai fini della gara non è riuscito a sfruttare. Anche riceve anyway, Nasdaq, purtroppo. sì. C'è anche un motivo, perché è uscito un dato macroeconomico
è uscito l'indice di fiducia del Michigan 35 secondi fa, quindi sicuramente questo ha fatto azionare qualche sistema, in qualche modo ha prodotto qualche sistema, e il dato è inferiore alle attese, infatti l'S&P dollaro yen ne ha risentito, quindi però alle 4 esatte. E già, io vedo però una classifica diversa, Gianluca Beccaria è primo, mi confermate? Sì, è primo con 15 punti, ha vinto Gianluca, sì sì. Ha fatto secondo nella prima manche e primo nella seconda. E anche Most è il trader che ha guadagnato di più, Most Money Made, esatto? Most Money Made credo che sia David Velvety. Gianluca, quanto avevi guadagnato ieri? Mi sembra 17 euro. Se la giocano, aspettiamo la fine, perché 17 ieri e 19 oggi, allora forse sei tu il Most Money Made. Bisogna aspettare che ci dicano dalla regia chi è. Un attimo che chiedo. Ecco, sulla classifica anche ricordiamo che Gianluca Beccaria è il vincitore della competizione primaverile. Gianluca, ci riepiloghi come hai fatto a vincere, quali tecniche, quali strategie hai utilizzato? Oggi per vincere ho fatto il farmacista anziché il trader. Perché abbiamo visto. Perché devo dire che nonostante l'S&P avesse fatto abbia fatto ancora un numero abbastanza importante in apertura, ma la maggior parte delle asset class con logica long sono arrivate all'apertura degli Stati Uniti già molto molto pompate, quindi hanno avuto poco da dare. Ho un po' giocato su questa logica, pensando che il mercato fosse già un po' arrivato, ed è uno di questi motivi per cui quando mi hai chiesto perché non entravo long sull'S&P 500 e perché probabilmente è stata l'unica asset class che ha ancora avuto un po' da dare alle 15.30. Le altre sono arrivate già un po' lunghe da stamattina alle 10 che correvano e che tra l'altro anche verso l'ora di pranzo all'avvicinarsi dell'apertura degli Stati Uniti avevano inanellato nuovi massimi e un po' lavorato su questa logica. Però la volatilità è stata davvero molto bassa e prima quando ti dicevo ho fatto il farmacista mi sono accontentato di trade senza anche piccolini dal punto di vista dei numeri, perché oggi il mercato bisognava lavorarlo accontentandosi. Va bene, adesso sta ritracciando l'S&P 500, siamo in un movimento di correzione su tre movimenti invece che uno, e sta operando quello che è il principio del prezzo di apertura, cioè un ritorno dei prezzi su quello che è il livello di apertura. L'apertura vicina ai minimi di giornata, quindi la giornata potrebbe essere in postazione positiva, e VIX che sta cercando di rompere i minimi a 12, che è un livello chiave. Stefano, a te, abbiamo qualche dato ancora? Sì, siamo alla chiusura, ci sarà un'altra Trading League, l'edizione quella estiva, quindi ancora con sei trader che competiranno tra loro. Davide, abbiamo già la data, mi sembra, no, per l'edizione estiva della Trading League? Dal 24 al 28 di giugno, che è la settimana successiva, esatto, due settimane dopo l'IT Forum di Rimini, dove in realtà poi saremo tutti insieme. Ci sono, Giuseppe, anche delle novità per le fonti TV, mi pare, no? Esatto, no, assolutamente adesso siamo passati sul digitale terrestre con esatto. I nostri telegiornali, per quanto riguarda adesso l'area della Lombardia, ma non escluso ci sarà un ulteriore allargamento in prossimo futuro, e poi stiamo per partire con il nuovo portale che è Borsa e Fine Anticipo, borsaefinanza.it, dominio che è stato acquistato dalle fonti, e quindi potremmo ripartire con questo celebre marchio che ha fatto la storia anche della finanza italiana, questo Borsa e Finanza. E adesso ovviamente ci concentreremo il pomeriggio invece quelle che sono a proposito di petrolio di Baker Hughes, cioè le trivelle, petrolio che è estremamente interessante, tra l'altro la finale della Trading League coinciderà con credo il meeting dell'OPEC del petrolio, credo che sia più o meno in quella data. Molto bene. Davide, a te la ti collegherai da Vienna, quindi? può darsi di sì, faremo e ci divertiremo insieme. Adesso stavo proprio verificando la data esatta, però la data è sicuramente in prossimità. Tra l'altro il mese di giugno è un mese abbastanza importante a livello di eventi e di occasioni, di incontri
per il mondo della finanza, quindi assolutamente importante. Senti, lasciami solo ricordare a tutti di sottoscrivere e di iscriversi al canale YouTube, così ricevono le notifiche, se poi attivano la campanella, quando siamo live abbiamo un sacco di attività, quindi di cose interessanti. Io direi, ragazzi, che possiamo anche salutarci, direi che ha vinto Gianluca, che si porta a casa anche il Most Money Made, quindi è stato bravissimo, ma farei i complimenti ad Anna, i complimenti a Eugenio per mettersi in gioco, me li faccio un po' da solo, visto che insomma, tutto sommato in gioco mi ci metto sempre anch'io. Davide! Grazie a Giuseppe, grazie a Stefano di averci aiutato. Per la precisione, Davide, è 25 e 26 giugno l'OPEC, quindi ottimo. Quando ci collegheremo ti darò qualche dettaglio da Vienna. Molto bene, molto bene, molto bene. Stefano? Sì, grazie a te. A te la chiusura, Stefano. Torio, per la presentazione di questa ora di Trading League, grazie a tutte le persone che ci hanno seguito da casa, potrete seguire in registrata allo stesso link la competizione della Trading League e soprattutto grazie a tutte le persone che hanno partecipato e si sono messe in gioco in prima persona. Grazie a tutti e alla prossima.